Noi abbiamo avuto come questo senso di dover essere noi promotori, poiché noi siamo i più giovani, quelli che porteranno più avanti nel tempo questa associazione, questa idea, questo gruppo di persone che da anni, da sempre, anche c'è chi da appena nato, da piccoli, abbiamo sempre partecipato al corteo storico. E adesso che si è presentata l'opportunità, abbiamo deciso di prendere l'iniziativa e essere noi rappresentanti o portabandiera di questo quarto di San Giovanni. La prima caratteristica è che questa associazione Tesori del Borgo è un'associazione composta da tre ragazzi che hanno tra i 18 e i 20 anni e anche più piccoli, che hanno sempre vissuto il corteo storico come figuranti, che oggi hanno deciso di metterci la faccia, di far vivere un quarto, quello di San Giovanni, ex San Marciano, per farlo diventare un carattere identitario fondante della nostra città. Questo è uno dei quarti più importanti perché c'è la presenza dei monumenti storici come le 99 Cannelle, il Borgo della Rivera, che è uno dei castelli fondatori inglobato nella città dell'Aquila. Quindi attraverso questa riscoperta identitaria e culturale far vivere non solo il quarto di San Giovanni, ma l'intera città attraverso la riscoperta delle proprie radici, un pochino come avviene in altre città sul modello, diciamo, della città principe, quella di Siena, in cui le contrade poi si contendono, ma è un modo di vivere il territorio 365 giorni l'anno. Quello che vorremmo sicuramente fare è la festa, diciamo, appunto del quarto di San Giovanni, proprio per iniziare questa attività e cercare, diciamo, di chiamare il più possibile partecipanti che appunto vorranno sfilare insieme a noi al corteo storico della Perdonanza. Per la Perdonanza, quello che il nostro sogno, diciamo, quello che si vuole creare è quello di un quarto di popolani, in quanto comunque sono tanto presenti all'interno degli altri quarti, gruppi di famiglie nobili, di mercanti, quindi quello che manca all'interno della Perdonanza è un gruppo di persone del popolo, insomma, e questo è quello che vorremmo creare.